sto a 20 secondi. Vai. Devo arrivare a un minuto. Ah, era qui. Ciao. Ciao. Tutto bene? A casa? Vacanze? Ora che avete mangiato, avete fatto Pasqua, vi siete ingrassati. No, ok. Oggi sto facendo un, diciamo, una drum clinic. Siamo disco dance. Niente, oggi mi trovo qui da Your Music per fare la mia prima clinic. La mia prima clinic appoggiato da FBT con i piatti Sabian. Appoggiato anche da Your Music stesso, ovviamente mi conoscono da ormai, sono cliente fisso da quando ho preso in mano la bacchetta la prima volta, quindi più o meno c'avevo 6 anni. E niente, proviamo questa esperienza. Io sono un po' agitato perché insomma alla fine no, non ho mai fatto una cosa del genere, quindi che ne so. Principalmente parlerò della mia esperienza in America, no? Una cosa di cui noi abbiamo già parlato ampiamente, e oggi ne riparlerò ampiamente cercando di correggere anche alcuni piccoli dettagli. E poi parlerò, diciamo, del suono, sulla batteria, della dinamica e della musicalità, di come vivo io lo strumento, quindi di cosa vuol dire per me suonare la batteria, qual è il mio approccio sullo strumento. L'approccio è ascoltare tanta musica differente, quindi non. Una volta ero un po' selettivo, una volta ero un po'. Ma questa è pop, non mi piace, ma questa è funky, non mi piace. Aspetta che si è aperta la porta, eh. Salve. Salve. Ciao. Diciamo solamente metal, no? Progressive, soprattutto progressive, tantissimo. Poi, sai, alla fine per fare questo lavoro, se vuoi fare questo lavoro, ma in generale per te dovresti conoscere e esplorare anche gli altri mondi, non dovresti fermarti a una cosa sola. Questo è. In generale nella vita è così, uno dovrebbe provare, no? E poi, prima di giudicare, prima di dire, no? E quindi ho ascoltato anche tanti altri generi e mi sono perso il filo del discorso, sai? In America, della musicalità, della dinamica, del suono e dei splendidi piatti della sabbia, del quale sono sponsorizzato da inizio anno, quindi grazie a FBT ho iniziato questa collaborazione e per me è un enorme piacere. E ovviamente suonerò dei brani dall'ultimo disco degli Equitest. E tra questi brani c'è anche un brano dove siamo io e Pat Mastellotto, la batteria, quindi è una cosa abbastanza interessante. Gli Equitest, ovviamente, per chi non li conoscesse, sono Judy Slick, la bassista di Adrian Belew, Marco Maghera, anche lui ha suonato con Tony Levin e Pat Mastellotto, e Mike Visser è un cantante di New York, e poi io la batteria, ovviamente, al pentolame. Quindi niente, suonerò e chiacchiererò, anzi soprattutto chiacchiero, perché poi sono molto logorroico, quindi... Questo è fatto, insomma. Ciao, alla prossima.